Hi everybody, from Marco Domenconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domenconi, il vostro pifferaio magico preferito, nonché consulente musicale. Today we're going to talk about Ike and Tina Turner. This is called River Deep Mountain High. Are you ready? This is just the introduction. Solo l'introduzione. Si stanno scaldando. They're getting warmer and warmer. Ready? Mountain High, Ike and Tina Turner. Sono stati un duo rock and soul statunitense. Nel 1966 Phil Spector offrì ad Ike and Tina Turner un contratto con la propria etichetta, la Philips Record, con la quale registrarono quello che diverrà probabilmente il loro brano più ricordato, questo River Deep Mountain High. Dal 66 al 69 Ike and Tina Turner aprirono tutti i concerti di Rolling Stones. Ike Tina Turner were an American musical duo consisting of husband and wife Ike Turner and Tina Turner. The release of River Deep Mountain High in 1966, followed by a tour of the UK with the Rolling Stones, increased their popularity in Europe. Now we're gonna listen to Nat Boy's City Limit. Tina Turner cominciò ad apparire sempre più spesso da sola, tentando in tutti i modi di intraprendere una carriera da solista. Nell'autobiografia Tina, e Tina, smentita in ultimo dalla biografia del marito nel 2001, Talk About My Name, la cantante rivelò quanto il marito Ike
fosse dipendente da droghe e psicofarmaci e fosse violento con lei. Dopo l'ennesimo violento confronto nel 75, prima di uno show, Tina Turner fuggì dal marito, sancendo la fine del gruppo. Per la coppia arrivò nel 1977 e in seguito Tina Turner riuscì a ottenere un enorme successo come solista grazie all'album Private Dancer del 1984. Anche in Tina Turner were inducted to the Rock and Roll Hall of Fame in 1991. It was regarded as one of the most potent live acts of the R&B circuit. Un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere.